E come preannunciato, in questa settimana Serie in Festa si arricchisce di tantissimi ospiti ogni giorno. E allora in questo martedì 21 ottobre abbiamo una new entry. Diamo il benvenuto all'orchestra di Claudio Piazzola. Ciao Claudio. Ciao, buongiorno. E anche la tua dolcissima cantante. Ciao, grazie. Ciao, benvenuti. Grazie. Tutto bene? Tutto bene, benissimo. Direttamente da Vicenza. Anche tu, Laura, sei di Vicenza? Anch'io sono di Vicenza, sì. E anche gli altri musicisti, Claudio? Tutti della zona? Sì, tutti zona Vicenza e Verona, sono misti. Siamo bene. Così ci perdiamo un po'. Avete varie. Sì, ecco. Bene. Allora, innanzitutto diciamo che questa orchestra è una formazione nuova. Sì, nuova, una formazione nuova, recente. Sono 7 musicisti, tutti semiprofessionisti, mm-hmm. Professionisti alcuni. Io vengo dal conservatorio, mm-hmm. e quindi abbiamo deciso di fare l'orchestra. Certo. Anche se io e Laura già sono anni che cantiamo, andiamo in giro. Come duo, siete partiti voi come duo e dopo si è realizzato finalmente questo sogno. Sì, di... un sogno nel cassetto che viene da tanto. Esatto, da un'orchestra di 7 elementi. Sì. Comunque ricordiamo che voi siete disponibili anche eventualmente ancora con la formazione ridotta, se ci fosse qualche, certo, qualche se ci evento fosse... particolare, insomma, che c'è poco budget e poco spazio, a volte sì. succede e viene richiesto anche la formazione ridotta, però insomma, vedo che tante orchestre insomma si prestano a questo rimpicciolamento. Diciamo. Sì. Ecco, stavamo appunto dicendo che è una novità, appunto voi siete le due voci principali dell'orchestra. Sì. E il genere che fate, Claudio, abbraccia un po' tutti i generi o avete sì, uno sì. specifico? Abbraccia un po' tutti i generi, facciamo anche in più molti brani internazionali, uh-huh. che abbiamo ripreso, Michael Bublé, Frank Sinatra e anche altri, e poi abbiamo anche le hit del momento, anche le hit delle grandi orchestre, uh-huh. e quindi insomma c'è un bello spettacolo, facciamo anche anni 60, uh-huh. infatti la Laura mi sono sei io specializzata Laura. In anni 60, sì. Ti piace il genere? Tantissimo, tantissimo. Ti piace anche ballare? Tantissimo, ecco, io ho sempre ballato tanto nella mia vita, adesso ultimamente un po' meno, però vorrei riprendere. Se sei passato dall'altra parte, diciamo. Sono passato dall'altra parte. Fai esatto. divertire i ballerini. Esatto. E a proposito di ballerini, sappiamo che c'è un evento che vi riguarda molto importante, che è insomma tra pochi giorni. Parliamo del 7 novembre. Dove, sì. dove vi troviamo in quella serata? Beh, ci potete trovare, un invito a tutti quanti, il 7 novembre al Nevada. Al Nevada? A Terrossa di Roncà. Mm-hmm. E, insomma. Penso che sia conosciuti tantissimo. Sì, non c'è problema per pubblicizzarlo perché è un locale famoso, ma in quella serata particolare farete comunque anche dei video per promuovere la vostra orchestra, certo. sì che chi vuole conoscervi, sentirvi dal vivo con certo. tutto il repertorio, insomma sarà una serata lunga, penso. Sì, sarà una bella serata impegnativa. Impegnativa per voi. Con tutti e 7 gli elementi, alla formazione al completo, e con un impianto anche nuovo audio, mm-hmm. perché non useremo l'impianto della discoteca, ma mm-hmm. useremo un nostro impianto che poi andrà anche nelle sagre, nelle feste, insomma, paesane. Sì, sì, un'inaugurazione vera e propria. Un'inaugurazione ufficiale vera e propria. Una sì. data zero, insomma, provate tutto quella sera lì, fate sì. tutto quella sera lì. Via, allora accorrete numerosissimi al Nevada il 7 di novembre. Dicevamo inoltre che l'orchestra Claudio Piazzola appunto è presente anche su Facebook, ricordiamo se volete vedere qualche informazione, e addirittura questo mese per conoscere un po' meglio hanno rilasciato anche un'intervista per presentare l'orchestra, certo. vero? Dove la troveranno questa intervista? Questa intervista la troverete sulla rivista Musicissima, uh-huh. che è curata da Sergio Raimondi e Romina, e praticamente niente, appunto ci raccontiamo noi la nostra storia, da dove siamo partiti, il nostro anche appunto la nostra formazione anche tecnica, uh-huh. perché la Laura qui presente ha avuto collaborazioni anche, ha scritto testi anche con Lipari, il famoso Lipari, uh-huh. e quindi io ho studiato negli anni, da quando avevo 6 anni ho studiato pianoforte. E quindi vi raccontate un po' sì. insomma in questa intervista nei dettagli, le curiosità, la vostra formazione. Ecco, la formazione non finisce mai, dunque ci saranno altre interviste che seguiranno certo. questa nuova avventura anche per quanto riguarda l'orchestra. Noi dobbiamo separarci qualche istante perché c'è la pubblicità, ma tra poco rientreremo con Claudio e Laura che ci faranno sentire un bellissimo brano che tutti conoscete perché è stato portato al successo da Omar Lambertini e Sabrina Borghetti. Il titolo è Se una donna va via. Allora ci vediamo dopo la pubblicità
Ragazzi, vi faccio un in bocca al lupo per la vostra nuova formazione. Grazie. Speriamo di vedervi anche nelle nostre piazze, nella nostra agenzia spettacoli Carletti, nelle nostre feste paesane, e in bocca al lupo. Grazie. Crepi, come si suol dire. Buongiorno.